Bene, buon pomeriggio a tutti amici di GP1, benvenuti, bentornati se avete già guardato qualcuna delle nostre dirette su Facebook e su YouTube. Oggi siete in compagnia mia e di Riccardo Guglielmetti. Ciao Riccardo. Ciao, ciao a tutti ragazzi, E buona insieme a giornata, noi, anzi come potete buonasera. vedere, dal centro del nostro schermo c'è un ospite abbastanza importante. Riccardo, lascio a te la presentazione e anche le prime domande, la prima domanda. Addirittura, beh, abbiamo con noi il patrono, il numero uno del team Barney, che ringraziamo appunto Marco Barnabò, grazie mille per essere qua con noi. Grazie a voi, grazie per l'importante, che non è vero che sono importante. Comunque grazie e buona serata a tutti. No, beh, importante perché comunque Barnabò allora, è una struttura sicuramente solida, questo prima di tutto, che è un punto di riferimento, come ben sappiamo, per la Ducati nel Mondiale Superbike, che è uno dei team indipendenti di riferimento, e poi ricordiamo Mondiale Superbike, ma poi anche un impegno nel CIV che dura da tanti anni e che ha conseguito anche tante belle vittorie, tante belle prestazioni, soprattutto con un pilota che ben conosciamo, che è Michele Pirro. Allora, solida fino adesso, possiamo dire. E sì, sicuramente il campionato italiano lo stiamo facendo, diciamo, da sempre, ancora prima che si chiamasse CIV, perché lo facevamo ancora prima che non era il campionato italiano. E quest'anno essere impegnati sui due fronti, se potevamo avere dei problemi, adesso li abbiamo doppi. E quindi penso che sia ancora peggio di quello che ci aspettavamo fosse. Allora, per iniziare un pochettino, Marco, partiamo un attimo, perché di carne al fuoco ne abbiamo tanta questa sera. Allora, innanzitutto io partivo prima con un messaggio che andava un po' oltre l'ambito delle corse, perché comunque tutti noi sappiamo bene che la vicenda, la diffusione del Covid-19 ha toccato tutti noi, ma specialmente ha toccato una realtà come quella bergamasca, che purtroppo ha comportato tanti decessi e tante vittime in questi mesi. Sappiamo che è stata una situazione molto complicata, ma allo stesso tempo sappiamo anche bene che tu, con la tua realtà, ti sei prestato per dare un importante aiuto e contributo alla tua realtà locale. Sì, secondo me la cosa fondamentale da dire prima di tutto è che quelli che sono stati e stanno peggio di noi sono quelli che si sono malati. E chiaramente quelli che sono morti non ci sono più e nella nostra zona è stata una delle zone più colpite che ancora oggi non ci sappiamo spiegare perché, almeno io non me lo so spiegare perché. Comunque sicuramente dobbiamo pensare a quello che è successo, ma a tutta la gente che ha sofferto e sta ancora oggi soffrendo e ancora oggi sta lottando con questa malattia, e allo stesso tempo, non dimenticandoci sicuramente di tutto questo, dobbiamo ugualmente, forse perché, come hai detto tu, dalle nostre parti qua a Bergamo, in provincia di Bergamo, a Brescia, in provincia di Brescia, ci hanno abituato da piccoli che la cosa fondamentale è che uno deve lavorare. Questo qui ce l'hanno inculcato nella nostra mente, forse io sono contento di questo, di questa, diciamo, educazione che mi è stata data da piccolo e che forse io adesso sto dando ai miei figli. E quindi da noi questo è un po' la cosa fondamentale, era che lavoro fa tuo figlio, cioè si diceva questo, cosa fanno? Quindi noi ci abbiamo nella testa questo, di ricominciare e di riportare a tutti la possibilità di lavorare. Certo, però quello che vado un pochino più dentro la domanda che ti ha fatto Riccardo, quello che avete fatto voi, quello che hai fatto tu con l'apertura dell'officina anche in un momento così complicato, aperta se non sbaglio per medici, per infermieri, per il personale sanitario, è stata forse una che io ricordi delle prime manifestazioni di, possiamo chiamarla così, solidarietà, di vicinanza, di aiuto a un settore che è stato davvero, davvero, poi nei mesi elogiato, ma che in quel momento era davvero in difficoltà. Beh, secondo me, allora io non penso di aver fatto niente di così fondamentale, nel senso che io sono sempre stato in officina e se potevo dare una mano l'ho data volentieri. La cosa che onestamente a me scoccia un po' è sentire che in televisione tutti ringraziavano, ringraziano i medici, i dottori, ma nessuno gli ha dato un euro. Quindi piuttosto che continuare a dire grazie a queste persone che si sono, diciamo, tante hanno perso la vita.
per salvare quella degli altri. Non c'è stato un politico dei nostri che abbia detto: guarda, facciamo che i nostri stipendi li diamo a questi qua, al posto di dirgli grazie. Vedi che sarebbe stata sicuramente meglio vista la cosa, perché con le grazie questi non fanno la spesa. Assolutamente. Marco, ti volevi chiedere qualcosa, Andre, per No, proseguire no, sul volevo tema? soltanto ricordare un pochino, poi ti lascio la domanda ai nostri ascoltatori sia di Facebook che di YouTube che possono mandarci tutte le domande che vogliono. Noi incalzeremo volentieri, Marco, con le loro curiosità. Ce n'è già qualcuna da Facebook, già qualcuna da YouTube, me le sto segnando, però lascio a te un pochino l'introduzione. No, Marco, giustamente parlando di questa vicenda ha citato anche la parola ricominciare, riprovare a ripartire, e io è proprio da lì che vorrei focalizzarmi perché domani in un modo o nell'altro si proverà un pochettino a ripartire. Noi parliamo sempre di moto, di pista, che è uno sport che tanto ci affascina, tanto ci avvicina perché ci fa condividere tante belle emozioni, e domani ci sarà questo primo test, c'è tanta attesa. Soprattutto, vabbè, per vedere i piloti in pista, le moto che tanto aspettiamo, ma allo stesso tempo c'è anche un occhio particolare di riguardo per quella che è la prevenzione, che comunque questo so che è un tema che tu, Marco, ci hai tenuto particolarmente a sottolineare in queste settimane. Ma allora, secondo me, come dicevo prima, è fondamentale che il nostro sport riparta, perché magari tanti da casa pensano che è una cosa come, diciamo, superflua, no? Che uno dice: vabbè, la domenica se non guardo una gara mi guardo un film e posso fare a meno che questi qua corrono in moto. Però bisogna stare ben attenti, perché questo è un lavoro, sono tantissime aziende che sono coinvolte in questo sport. Quindi magari per alcuni sono sport, ma invece per tantissimi è un lavoro. Quindi per tutti me Abbiamo perso un secondino Marco, che vedo che si è un attimo bloccato. Proviamo a ristabilire la connessione. aspetta, Ah, ok, ecco qua, ora ti adesso mi senti? risentiamo. Ora ti risentiamo. Sì, Sì, ti si è perfetto. bloccato un secondo, ma niente di che. Stavo dicendo che non è solo uno sport per noi, ma è una professione, e c'è tantissima gente che lavora, non solo quelli che si vedono in pista, ma che lavorano a casa, e c'è tantissima altra gente che lavora per fare che noi andiamo in pista, quindi tutti quelli che fanno i prodotti sulle moto. Quindi c'è un'enorme filiera dietro, che se noi non corriamo, non ci fermiamo solo noi. Cioè, io potrei anche non fare le gare, c'ho l'officina, potrei lavorare con quella. Ma non facendo le corse si ferma, secondo me, un volano che è enorme, ma anche il discorso della vendita delle moto. Quindi sono anche le aziende che fanno le moto, c'è tantissima gente dietro. E quindi io sono convinto che con le precauzioni giuste e quello, diciamo, tutti, come si può dire, Norma di sicurezza, distanza sociale. tutte le norme di sicurezza, se una cassiera ha potuto lavorare in supermercato per tutto il tempo, non si è mai fermata, quindi la cassiera seduta nella cassa vedeva 300-400 persone al giorno passare davanti. Secondo me, noi possiamo lavorare in un box in 10 persone, e poi il nostro sport è fondamentalmente tanto all'aperto, perché il pilota è all'aperto, i box sono sempre aperti, quindi non sei chiuso in un ufficio con 3-4 persone. Quindi ci sono le distanze. Abbiamo tutto quello che serve per poter lavorare in sicurezza, forse meglio di tante altre, diciamo, realtà che non si sono mai fermate. Quindi non vedo perché ci debba essere questa distinzione tra il nostro sport e magari un altro sport che adesso non vorrei citare. Quindi non vedo perché ci debbano essere queste differenze. Quindi se con le giuste distanze, con le giuste norme di sicurezza, possiamo lavorare anche noi e dobbiamo lavorare anche noi. Sì, su questo ci sono appunto delle normative, dico io un pochino al pubblico, che stanno per essere messe insieme. Il primo esempio grande ce l'ha dato il Moto America, che sta per ripartire. La NASCAR in America è già ripartita. Sappiamo che l'America è l'epicentro in questo momento della pandemia, ma comunque lo sport riparte. Giusto per sottolineare il discorso che hai fatto te, c'è proprio un protocollo di norme abbastanza stringenti che team,
giornalisti, piloti, tutti dovranno rispettare e quindi si potrà fare tranquillamente così. Ti giro due domande, Marco. Una da YouTube, da Riccardo D, che ti chiede una cosa un pochino particolare, secondo me. A fine anno, quando i campionati sono finiti, immagino che il team Bardi venda alcune delle loro moto. Io ti chiedo se è vero. E la seconda cosa è, quando sì. Si aggira più o meno il costo di una, di una V4R preparata da Barney? Allora, se parliamo di quella del campionato italiano, sì, c'ha sicuramente una cifra, e quella della Superbike un'altra. Allora, le cifre esatte dipendono da come le moto poi sono, diciamo, complete, che ne so, se c'è un motore nuovo, se c'è la telemetria, quindi non c'è un prezzo, diciamo, fisso. Dipende dal cliente cosa vuole in quel momento, c'è chi ti cerca un motore di scorta, però è una moto che se nuova costa 39.000, di serie si può vendere a 45 o a 50 o anche a 40, dipende da come gli viene data, in che condizione è, perché c'è quello che la vuole nuova, quindi gliela devi revisionare tutta, c'è quello che invece dice no, la prendo così come ha finito l'ultima gara, quindi i prezzi cambiano, non c'è un prezzo fisso. Comunque di solito noi le vendiamo tutte, perché ogni anno poi ripartiamo con le moto nuove. Quindi se non vuole la moto di Piero dello scorso anno, a quanto gliela lasci? Le ha già vendute tutte. Ci sono già quelle tutte, di quest'anno, che le possiamo vendere ancora prima di partire se si pagano bene. Ma senti, a proposito di Michele Pirro, ti faccio l'ultimo giro di domande da YouTube e poi lascio la parola a Riccardo. Ci chiedono una domanda per Marco, ce lo chiede Mirko Cesari. Perché la V4 in Superbike fatica a fare piazzamenti e a vincere? Io aggiungo, piazzamenti ne sono stati fatti tra l'anno scorso e quest'anno, anche nel Mondiale Superbike. Però comunque quello che ci chiede Mirko è, perché nel CIV è così dominante? Allora, la moto di serie è forse più facile da sistemare e da mettere in pista. E di solito è sempre stato così. Ducati costruisce moto da pista, sono ipersportive le moto, e anche il V2 e anche la V4, e infatti quando se un cliente la prende originale dal concessionario la porta in pista va già molto bene senza dover farci tanto. Nella Superbike bisogna modificare molto la moto per fare le gare più lunghe, no? E per fare in modo che le gomme durino di più, quindi bisogna mettere un forcellone più lungo, si cambiano le forcelle, si cambia il pacco dei dischi, cioè sono molte modifiche che vengono fatte e la moto diventa più difficile da guidare. Quindi per assurdo la Superbike fa in modo che sia competitiva rispetto alle altre Superbike, è diventato molto più difficile. A noi ci aiuta un po' poco il fatto di non avere telaio, questa è una cosa che ci complica molto la vita, e a noi ci complica molto la vita il forcellone monobraccio, una cosa che magari la gente se n'è dimenticata, ma il forcellone monobraccio è molto bello da vedere, ma è molto ma molto difficile da sistemare, perché la potenza dietro scaricata solo su un perno unico, tu non puoi stabilizzare la ruota come vorresti. Infatti 999, che aveva il bibraccio, era molto molto più semplice da gestire. Molto interessante questa analisi, bella. No, ti dico, dal lato tecnico era davvero molto profonda, e infatti ti dico, l'ho seguita con particolare attenzione, perché comunque erano tutti degli aspetti che magari da di fuori, e anche ammetto per certi versi per mancanza di conoscenza forse approfondita a livello tecnico, cioè non vai a cogliere tutte queste sfumature, questi dettagli, quindi ti dico davvero grazie mille per questa spiegazione. Siamo l'unica moto che ha il forcellone monobraccio dietro, la gente se n'è quasi dimenticata, però è bellissimo da vedere, però è difficilissimo da fare in modo che funzioni come un bibraccio. Quindi dal punto di vista pro, ci hai detto giustamente dei contro, ma dei pro di questo monobraccio? L'estetica è fondamentale, okay, per vendere le moto, credo. Okay. Però a noi se era un po' più brutta magari non mi dispiaceva. Perfetto. Marco, volevo chiederti, domani c'è questo test che tutti attendono con grande ansia e trepidazione, più che altro perché comunque
Borgo Panigale e si aspettano di trovare alcune magari novità da poi andare a consegnare ai piloti quando torneranno in pista a giugno. Qual è che è il tuo giudizio? Cosa pensi che possa venire fuori? Allora, io questo test, ti dico la verità, lo vado a fare, diciamo che non era fondamentale per me farlo perché lì io non può venire e quindi col discorso Superbike avrei potuto magari risparmiarlo. Però vado appunto invece per il discorso CIV, che abbiamo anche Cavalieri che gira, diciamo, per la prima volta con noi quest'anno, diciamo che il test lo faccio per due motivi. Primo, di vedere effettivamente come con tutte e due le squadre nei box si possa lavorare in sicurezza e quindi quando è finito il test possiamo dire ok, se domani dovessimo fare una gara possiamo fare. E questo secondo me è la cosa più fondamentale e può essere un segno di positività da dare anche agli altri team e anche agli organizzatori per poter dire guarda che se facciamo una gara si può fare, non dobbiamo avere tutte queste paure. E secondo me è giusto che qualcheduno incominci a fare qualcosa, perché se nessuno ci va, nessuno può vedere questo. E la seconda cosa è appunto vedere questa comparativa che possiamo ugualmente domani vedere, i lati positivi che abbiamo sulla moto del campionato nazionale in differenza a quelli meno positivi magari che abbiamo sulla Superbike. E con Michele sicuramente il fatto che lui corra con noi da tanti anni, questa cosa a lui è molto chiara nella testa e per me può essere una cosa positiva per tutti, vedere che cosa ci sia di buono nel test che faremo. Ci Senti sarà Marco, scusami, vai Rick, vai pure, vai pure. una delle novità per chiudere giusto il discorso sul test di domani è Krummenacker. Ci spieghi un po' questa scelta, questa decisione di portare in pista Randy, che come ben sappiamo ha vinto il titolo della Supersport lo scorso ottobre. Quest'anno diciamo che non siamo stati molto fortunati perché sulla Superbike sono saliti 4-5 piloti e non siamo ancora riusciti a fare una gara perché c'è salito Michele, c'è salito Camia, c'è salito anche il tedesco, non mi viene, perché non Cortese, mi viene il nome, Cortese. Cortese, e adesso abbiamo deciso di scegliere Krummenacher perché il suo capo tecnico lavora con MNC da qualche anno. E il pilota abita in Italia e diciamo che a me serviva fare dei chilometri sulla moto e non volevo far girare i cavalieri e poi confondergli le idee con la moto del CIV. Quindi ho voluto prendere un pilota. Michele sarà molto impegnato a utilizzare la moto del test team e magari potrà fare pochissimi giri con noi. Quindi ho deciso di prendere un pilota al di fuori di tutto e che diciamo non conosceva la moto, cioè uno che non aveva né aspetti positivi né negativi della moto, quindi questo mi permette di avere un'altra, diciamo, come si può dire, Punto di un'altra vista opinione, diverso. un punto di vista diverso perché sai, se io metto su un altro che non ha mai guidato la moto e mi dice le stesse cose che mi dice Michele, che mi dice Cami, che mi dice Certo. Cortese, è tutto, sono tutte cose in più. Invece se metto su Michele, se lo faccio girare, so già quello che mi dice, quindi ho bisogno di un'opinione di un'altra persona che sia neutrale. Senti Marco, da YouTube Gianfranco Costa ti chiede se, che tu sappia, a fine anno dovrebbe uscire la nuova versione del V4, della V4. Potrebbe No, uscire. spero di no. Spero di no perché non siamo ancora riusciti, dal mio punto di vista, a fare andare bene questa, quindi spero che non ce la cambino così velocemente perché secondo me questa moto, specialmente il Superbike, ha un buon potenziale. È solo da capire bene come usarla. Quello che è successo con la V2 è che siamo arrivati a fare in modo che la moto sia stata competitiva l'ultima stagione e diciamo che non vogliamo fare questo col V4, quindi tante volte continuare a modificare cose che tu stai già magari risolvendo i problemi ti mette altre cose da rimodificare e quindi i problemi non li risolvi mai. Quindi forse è meglio avere la moto ferma e poter dare a noi la possibilità di lavorarci. Ok. Per quanto riguarda invece la Superbike mondiale, a
A che punto siamo lì, Marco? So che in queste settimane vari team manager si sono sentiti con la Villa, con Dorna, il calendario dovrebbe essere pronto, si parte il 2 di marzo, si parla di Portimão la settimana dopo, Misano anticipata a settembre e quindi non più a novembre come era nell'ultima variante del calendario. Com'è che siamo messi? Allora, ufficialmente non c'è niente, però come dici te, non ufficiale c'è che la prima gara sia il 2 di agosto a Jerez e poi un po' tutte di fila. Io onestamente non sono molto favorevole a questo, nel senso che già avremo molti problemi e se ci mandano a girare agosto a Jerez ci saranno 65 gradi sull'asfalto e in più ai problemi che abbiamo dobbiamo mettere anche questi. In più, oggi mi viene da dire che la Spagna sia uno dei paesi ancora più con tante restrizioni rispetto magari adesso, forse anche all'Italia, mi sembra che ne abbia di più oggi la Spagna. Quindi il fatto che vabbè, la donna sia spagnola e voglia, non lo so, magari è più facile per loro organizzare lì, questo non lo so, però secondo me è sbagliato, cioè io non condivido il fatto che oggi stanno già parlando di una gara che si farà tra 2 mesi. A porte chiuse, che l'ospitality non ci saranno, cioè con tantissime restrizioni che magari tra 2 mesi non serviranno più, perché si vede le cose che stanno evolvendo molto velocemente. Quindi quello che stanno dicendo loro oggi a me mi sembra una cosa per una gara che dovremmo fare tra 15 giorni, non per una gara che dovremmo fare tra 2 mesi. È chiaro che io sono al di fuori di quello che sono tutti i problemi dell'organizzazione, quindi dei governi che devono dare il nulla osta per entrare e tutto quanto, però se posso dire una mia opinione sarebbe di partire possibilmente agosto in un paese freddo, speravo Assen, la Germania o la Francia, e tornare in Spagna anche a ottobre, anche a novembre, ma anche a dicembre, quando noi andiamo a fare i test di solito a Gersa a dicembre e troviamo sempre delle temperature favorevoli, quindi aspettare per aspettare, io preferirei finire il campionato la settimana prima di Natale, finirlo a Jerez con delle temperature favorevoli e magari con la possibilità di avere la gente nel paddock e sulle tribune, perché non dimentichiamoci che noi nella Superbike non siamo la MotoGP, cioè i nostri diritti televisivi non sono venduti come quelli della MotoGP, quindi se a noi ci togli il pubblico, ci togli lo sponsor che viene nel paddock e ci togli di poter fare l'evento nel paddock, ci togli tutte queste cose qui, cioè non ci lasci più niente noi per vivere. Quindi secondo me la MotoGP magari può vivere solo con i diritti televisivi e la Dorna distribuisce questi ai vari team, ma non mi sembra che possano fare la stessa cosa con noi. Marco, ti faccio una domanda che abbiamo fatto nel corso di queste settimane di pausa, chiamiamole così, a vari team manager che abbiamo sentito. Secondo te c'era stata l'ipotesi di fare dei super weekend, se così possiamo chiamarli, con Superbike e MotoGP nello stessa pista, quindi nello stesso paddock? Ipotesi sfumata, perché sappiamo che non ci sarà, ma secondo te l'ipotesi di un weekend del genere avrebbe sfavorito il mondiale delle derivate di serie oppure le avrebbe dato un pochino di risalto anche mediatico in più? Perché abbiamo un po' di pareri contrastanti su questa cosa. Beh, io che il mio parere fondamentalmente a me di solito piace pensare un po' a tutti, quindi io questa opzione non l'avevo mai presa in considerazione perché se fai correre noi la MotoGP vuol dire che non fai correre la 300, la Super Sport, la Moto2, la Moto3, come fai a farli correre tutti? Quindi a me, secondo me, sarebbe stata positiva per il mio team, però non la vedo giusta nei confronti degli altri team che fanno categorie, diciamo diverse dalla mia, non voglio dire minori, diverse dalla mia, chi fa la 300, chi fa, e questi sarebbero stati spazzati via. E a me questo non sembra giusto. È giusto dare la possibilità, se posso, diciamo, lavorare io, di dare la possibilità che lavorino tutti. Quindi agglomerare assieme tutti quanti non ci sarebbe stato il posto per tutti, e io questa opzione non la vedo giusta per tutti gli altri team. Certo. Rimanendo sempre in tema di Superbike, io ricordo che tu, Marco, sei stato uno di coloro che hanno sostenuto quella che era l'idea dei quadranti, quella di fare un calendario
che prevedesse su 4 stagioni, ovvero si parte ad agosto, settembre e poi si va a finire in primavera con delle gare a gennaio, magari in paesi come l'Australia, la Thailandia, che magari propongono delle situazioni climatiche più favorevoli rispetto all'Europa. Quanto sei stato seccato per il fatto che questa ipotesi qua lanciata da Quadranti, non dico che non è stata presa in considerazione, però dai, più o meno è andata così, no? Secondo me, questa ipotesi andava presa in considerazione diversamente, nel senso che se tu vuoi dare la possibilità al nostro campionato di emergere, quindi di trovare più sponsor, di dare più consenso alla gente, è giusto che lo fai vedere quando non ci sono gli altri. Fondamentalmente è questa la richiesta nostra, perché se tu lo fai vedere quando c'è la domenica prima la Formula 1, la domenica dopo la MotoGP, e ci sono tutti assieme, capisci che uno... Una persona non è che può farsi giugno, luglio, agosto in casa a guardare tutte le domeniche e i weekend, perché sennò che motociclista è? Quindi sarebbe fondamentale per me, io posso anche dare ragione a loro che dicono che poi se un pilota della MotoGP vuole andare nella Superbike, un campionato, ok, va bene, tutto quello che vuoi, però allora a questo punto ce la facciamo chiuderlo nell'anno solare? Fammi fare l'ultima gara il 20 di dicembre. E quando la MotoGP finisce a ottobre, oppure fai in modo che almeno 3-4 mesi, almeno 5-6 gare le facciamo, che non siamo in concomitanza con nessuno. Cioè una via di mezzo si poteva trovare, secondo il mio punto di vista. Quest'anno ancora di più si potrebbe trovare. Cioè io non ho bisogno che mi fai finire il campionato di quest'anno a ottobre. A me mi va bene che me lo fai finire anche il 20 di dicembre, e al posto di farmi partire a febbraio, mi fai partire qualche mese dopo. Per dire, cioè, quindi una via di mezzo, perché il nostro campionato in più adesso è in concomitante con gli altri, e anche quello messo peggio perché non abbiamo neanche un mese di stop, perché noi finiamo per ultimi, abbiamo i test pre-stagionali e partiamo per primi. Quindi è praticamente la cosa più, diciamo, è il campionato più lungo con meno gare, quindi non siamo mai fermi. Ma quando abbiamo le gare abbiamo concomitanza con gli altri, quindi secondo me qualche cosa si potrebbe modificare per fare in modo di darci un po' più di visibilità. Visibilità. L'abbiamo perso su Abbiamo visibilità. perso un secondino, ma adesso L'abbiamo si ripreso. sblocca. Aspetta, mi sentite? Sì, eccoci, eccoci. No, comunque il ragionamento l'abbiamo sentito tutto. Senti Marco, io ti giro una domanda. Sempre da YouTube, sempre da Riccardo D, che è un nostro grande ascoltatore oggi e sarà un tifoso del vostro team, penso. E ti chiede: come spieghi le prestazioni di Bautista dello scorso anno in relazione alle difficoltà degli altri piloti? Io vado un pochino più a fondo a questa domanda e ti chiedo: ma secondo te Alvaro aveva qualcosa di diverso nel modo di guidare quella moto rispetto agli altri, oppure era proprio una differenza oggettiva? No, secondo me lui aveva un modo diverso di guidare la moto degli altri. E quello che lo aiutava sicuramente era diciamo, la sua statura, il suo peso. Questo lo aiutava tantissimo. Ma poi chiaramente lo stile di guida dei piloti è completamente diverso l'uno dall'altro. Infatti, ad esempio, mi sentite? Sì. Sì, Ad assolutamente. esempio, anche Charles è abbastanza in difficoltà, perché utilizza molto questa moto sull'anteriore, e Ok. questa moto, diciamo, è più difficile forse ancora del V2, secondo alcuni piloti. E quindi cosa succede? Alvaro, secondo me, lo stile di guida che si era fatto in MotoGP l'ha aiutato molto in Superbike, utilizzando anche il fattore che le gomme che utilizzano in MotoGP sono molto più difficili che le nostre. E quindi quando lui è venuto a utilizzare le Pirelli si è trovato una moto, diciamo, simile a una MotoGP, diciamo, dura, di telaio, insomma, di ciclistica, una moto molto rigida, non una moto stradale, con delle gomme più semplici da utilizzare rispetto alle Michelin, e in più con meno potenza rispetto a una MotoGP. Quindi lui si è trovato tutte le carte, diciamo, da gioco più facili per lui per sfruttarla al meglio. Marco, mi spieghi invece come mai la separazione da Rinaldi e
e la scelta di Camier. Allora, Sì. fondamentalmente noi avevamo un contratto di un anno con Rinaldi e abbiamo portato a termine l'accordo che avevamo, quindi non è che abbiamo fatto niente di strano, non avevamo, quello che avevamo prestabilito l'abbiamo fatto. Durante la stagione tanti piloti ci hanno cercato e mi ha cercato anche Lio. A me Lion è sempre piaciuto come pilota, anche se anche lui non è stato molto fortunato negli ultimi suoi tempi, e diciamo che ho visto subito in lui il fatto di voler venire a correre con noi per poter rivalutare il suo nome, quindi poter fare delle buone gare. E questo mi è piaciuto subito e quindi ci siamo messi d'accordo in pochissimo tempo. Per questo che abbiamo deciso di scegliere Lion, ma senza avere nessun problema con Rinaldi e senza avere nessun, come si può dire, discordia con nessuno. Anche con Xavi ci siamo lasciati dopo che aveva vinto il campionato, di team privati con noi, però anche lì avevamo un accordo che scadeva e poi abbiamo deciso di cambiare strada. È normale che è difficile scegliere il pilota giusto per un team privato, perché il pilota per un team privato deve essere veloce, deve costare poco e deve avere troppe caratteristiche che facilmente si trovano in piloti che sono competitivi. Quindi abbiamo deciso così e siamo contenti di questa decisione. Senti Marco, io nel salutare il nostro collega e amico Carlo Baldi, che vedo che ci sta guardando, Bene. ti faccio una domanda un pochino scomoda, però sai che te la dobbiamo fare per forza oggi. È arrivata la conferma di Jack Miller in Ducati ufficiale e noi per primi qualche giorno fa, se non sbaglio addirittura ieri, con un'intervista proprio di Riccardo ad Alberto Vergani, avevamo annunciato un pochino la separazione del team ufficiale Ducati MotoGP da Danilo Petrucci. Le alternative per Danilo sembrano essere o riposte in Aprilia oppure in Superbike. La mia domanda è: come vedresti Danilo da appassionato ad appassionato nel Mondiale Superbike? Beh, io sarei disposto a prenderlo già subito, Danilo. Perché Sì. io con lui ho fatto uno dei miei, penso l'anno più bello per me, a parte anche quello con Xavi sicuramente quando abbiamo vinto il titolo, però è stato uno dei primi anni per me, quindi nel 2011, quando io ero ancora all'inizio della mia carriera, è stato per me un anno bellissimo che ho fatto con lui. E lui mi ha portato lui a fare il mondiale Superstock. Io non avevo assolutamente l'idea di farlo, però lui ha detto che sarebbe venuto a correre con me solo se facevamo un mondiale Superstock. Quindi mi sono organizzato nel giro di pochissimo per farlo e sono stato contentissimo. Io sono sempre stato molto contento di lui, sono sempre stato, siamo ancora molto adesso, ci sentiamo sempre, siamo rimasti amici. Secondo me, io lo dichiaro un ottimo pilota. Nella MotoGP ci sono, non lo so, troppe cose. Per me c'è anche un po' troppa politica, cosa che in Superbike ce n'è ancora oggi, ce n'è un po' meno. Quindi sono sicuro che lui nel Mondiale Superbike potrebbe fare molto bene. Per me potrebbe vincere il Mondiale, non gli mancherebbe niente per vincere il campionato. Dal mio punto di vista, anche se riuscisse a rimanere in MotoGP, io glielo auguro perché penso che lui voglia rimanere in MotoGP, quindi non è che gli auguro di venire di qua. Quindi se rimane dov'è, sono contento per lui. Se viene di qua, mi aspetto che faccia molto bene. Beh, comunque è molto facile. Petrucci potrebbe andare in Superbike al fianco di Redding e Davis lo mettono in Barney, no? Poi vabbè, No comment. sull'ingaggio trovate una quadra, non so lì come ve la cavate. Vabbè, lì ci penserà Ducati, no? Ci parlerai tu con Dall'Igna e con Cecconi, oppure cioè no, con Domenicali e trovate una quadra, no? Così Davis rimane in rosso e sono tutti contenti.
Diciamo che secondo me facciamo fatica a trovare una quadra col discorso economico in questi momenti. Magari è più facile che troviamo una quadra se prendo Danilo io, Sapete tu Danilo? Eh beh, ci può stare, dai. Adesso poi, vabbè, hai comunque. No, a parte questo, però sul fronte mercato, perché comunque se ne parla, perché quest'anno scadono tutti i contratti dei piloti, tranne quello di Redding e di Bautista e anche di Razgatioglu. Oggi abbiamo saputo del rinnovo di Lowe con la Kawasaki per il 2021. Tu che mercato pensi possa essere un mercato dove non cambieranno tante pedine perché ci saranno poche gare, oppure un mercato dove comunque qualche cambiamento lo vedremo? Allora, dal mio punto di vista, io oggi la cosa che mi interessa di più è poter fare bene con Lio, perché io ho preso questo pilota perché secondo me si potevano fare la cosa che mi interessava era di poter fare qualche podio. Quindi oggi questo è l'unico obiettivo che io ho nella mente, è di vedere quello che si può fare con lui e poi non so, può anche darsi che se le cose per me vanno bene, per lui va bene. Non l'ha detto nessuno che potremmo continuare, diciamo, il nostro rapporto assieme anche nel 2021. Quindi io oggi, da parte mia, sono completamente aperto, vediamo quello che succede. Secondo me, sul mercato, il fatto che ci siano tante poche gare non influirà. Chi deve cambiare casacca e chi deve cambiare squadra la cambierà ugualmente, perché se solo guardiamo la Ducati MotoGP, non hanno ancora fatto una gara, hanno già cambiato pilota. Quindi mi viene da dire che anche da noi non sarà diverso. Io invece, dal mio punto di vista, voglio vedere le cose come vanno prima di pensare di cambiare pilota. Marco, ma proprio per questa cosa qui che ci stai dicendo, la scorsa settimana abbiamo ricevuto da voi un comunicato che abbiamo prontamente pubblicato su un nuovo serbatoio per la vostra V4. È per andare incontro alle esigenze di Lion, cioè è stata proprio una sua richiesta specifica o era già parte di un progetto, già parte di una pianificazione? No, no, sono tutte cose che stiamo facendo per Lion, anche se lui purtroppo ha fatto 10 giri sull'asciutto il primo test, poi è caduto sul bagnato e in Australia è riuscito a fare pochissimi, solo i 2 primi giorni di test, ci ha subito dato delle indicazioni che noi abbiamo subito condiviso. Non c'è solo serbatoio che stiamo facendo per lui, ma stiamo anche facendo una nuova sella. Il serbatoio è fondamentale per lui, ma anche per noi, perché questo serbatoio, dal mio punto di vista, è bellissimo sulla moto, però non ha il giusto appoggio per il pilota che può utilizzare, diciamo, per tenere la moto chiusa nella curva. E anche il fatto che lui ha girato con la spalla che gli faceva male, sicuramente gli sarebbe servito di più avere la possibilità di guidare la moto con le gambe. E per sforzare meno le palle. E poi anche la sella, anche sulla sella ci ha dato delle buone idee che secondo me sono giuste. Infatti la sella ancora non, diciamo, non ce l'abbiamo in questo test da provare, ma la proveremo il prossimo test che faremo con Lion a Misano alla fine di giugno, così domani potremo vedere di fare i chilometri con questo, con l'appendice nuovo sul serbatoio e la prossima volta inseriamo anche la sella. Grazie. Marco, volevo chiederti, vedremo magari, non quest'anno, però magari il prossimo anno una gara di Pirro in Superbike? Lo scorso anno ci avete provato, è stata una cosa nata un po' all'ultimo, non è andata nella migliore, penso, delle ipotesi di quelle che erano le vostre aspettative. Però magari, non so, non è che ti è rimasta magari un po' di questa cosa, dici adesso magari quest'anno ci sono poche gare, però nel 2021 magari con Michele ci riproviamo preparandolo magari con un po' più di tempo, magari con qualche test in più e cercando magari di non fare una cosa un po' all'ultimo come lo scorso anno. Allora, secondo me sì, mi piacerebbe, ti dico la verità, addirittura farlo quest'anno perché Michele, il fatto che gli abbiano tolto il fatto delle gare Wildcard. della wildcard, lo sento veramente un po' giù di morale, questo mi dispiace. Chiaramente il problema principale oggi sono i soldi, quindi
Poter pensare di far correre due piloti lo vedo molto molto difficile. L'anno scorso è vero che il risultato della gara è andata male, purtroppo è stata una colpa nostra perché abbiamo sbagliato perché volevamo fare troppo bene. Cosa è successo? Che siamo andati a fare un test prima di questa gara e Michele girava, diciamo, per il cronometro girava piano. Quindi ci siamo preoccupati e ci siamo inventati delle cose che non ci dovevamo inventare, perché poi, quando siamo andati a fare la gara, i tempi che lui ha fatto nel test gli avrebbero permesso di andare sul podio nelle gare, perché la pista era diventata lentissima per colpa dell'asfalto, ma questo ce ne siamo accorti solamente quando siamo arrivati a fare la gara con tutti gli altri e abbiamo visto che il test non era nient'altro che quello che stavano facendo gli altri in quel weekend. E quindi diciamo che il terzo, al posto che aiutarci, ci ha portato su una strada sbagliata e poi non ne siamo più rientrati. Poi è piovuto, poi è caduto sull'acqua, è successo di tutto, Certo. ma solo perché non avevamo considerato che era la pista che era lenta, ma non era lui che era lento. Certo. Quindi, ok. Vai, Quindi vai, Nick. Marco, allora, no, quindi dicevo, ci hai dato una bella notizia, quindi mettiamo caso che Lio non è al 100% per Jerez, magari ci può essere un italiano sulla Panigale V4, no? Poi Jerez mi pare che la conosca abbastanza bene, Michele, no? Allora, no, non mi voglio assolutamente augurare questo. Io voglio fare il campionato con Lio. Mi Certo. piacerebbe dare la possibilità a Michele. Certo, chiaro che se Lio non credo che stia bene, perché oramai è passato tanto tempo e quindi sono sicuro che la spalla si sarà sistemata e mi sembra giusto che stiamo molto lavorando per lui, la sella, il serbatoio, cioè noi abbiamo lavorato tutto questo tempo per fare in modo che quando lui rientra e sale sulla moto dica ok, così mi piace. Però è normale che Michele per noi è un pilota, è più che un pilota, è un collaboratore, ormai fa parte del team. È normale che se dovesse servire lui sarà pronto. Il fatto che non ha le white card magari è ancora più facile che non abbia altri impegni, quindi sicuramente abbiamo in panchina un pilota molto competitivo, anche se per farlo correre con la Superbike bisogna che facciamo in modo che la Superbike a lui piaccia come piace la moto del Civic, se no non ci viene. Senti Marco, io ho le ultime due curiosità per quanto mi riguarda, poi se Riccardo ha un'altra domanda lascio a lui la conclusione di questa diretta, anche perché è quasi 50 minuti che ti teniamo sotto E ogni scacco cena. nei nostri canali, esatto, poi è quasi ora di cena. Allora, la prima delle mie due curiosità arriva da YouTube, da Randy, che ti chiede sullo scorso anno su Laverty, un pochino un tuo commento, si è fatto male subito, poi ha avuto delle difficoltà a emergere. Randy ci chiede perché e perché secondo lui Laverty è un pilota forte, un pilota che poteva fare bene con la Ducati. Io, diciamo, quando Laverty si era fatto male, che era fermo comunque alla fine stagione, diciamo che era il pilota che stavo parlando più di tutti, prima che arrivasse BMW a portarlo via. Diciamo che quindi per me più che un pilota forte, io l'ho conosciuto questo anno o l'anno scorso, diciamo, perché era sempre vicino al nostro box e quindi l'ho conosciuto come persona, mi sono trovato subito una persona molto positiva, molto buona, molto educata e siamo andati d'accordo e sono convinto che, non so il perché, ma su questa moto lui ci andava benissimo e gli piaceva tantissimo, quindi per quello che avevamo incominciato a parlare. E il peccato che si è fatto male, perché secondo me lui avrebbe potuto fare, secondo me, molti podi e avrebbe potuto fare molti punti con la Vopat. Invece la mia ultima domanda per te, Marco, è un pochino sul CIV. Sappiamo che voi del team Barney siete stati i primi, un pochino i portacolori di tutti i team del CIV nei discorsi con la federazione, con Coppioli, per la ripartenza. Questo già parecchie settimane fa. Se quest'anno dovesse partire, e speriamo tutti che partirà al più presto, Michele è ancora
il favoritissimo è ancora il numero uno indiscusso del CIV, oppure io penso all'Aprilia che quest'anno avrà il plus del 1100 che è stato varato. Non lo so. Beh, poi Pirlo non può rischiare perché se deve andare a correre in superbike non deve penso, stare no? Schiscio, dici. Quindi no. A parte gli scherzi, un commento su quello che potrà essere l'anno del CIV per il vostro team, per Michele, che sappiamo essere stato dominante in questi anni nel campionato italiano. Allora, secondo me no, non è il super favorito. Prima di tutto un campionato va fatto, va vinto, e non è scontato che si vinca. Noi come team abbiamo vinto questo campionato dal 2009 con tanti piloti diversi che da Michele, perché adesso chiaramente tutti dicono che il campionato si vince perché lo vince Michele. È chiaro che lui è uno dei piloti più forti, quindi è sicuramente più facile vincerlo con lui. Però secondo me l'Aprilia, che ha questo surplus del 1100, che io reputo una cosa molto molto importante, non è una banalità, cioè non è che uno può utilizzare una leva del freno pieghevole e l'altra no, cioè qui si parla della cilindrata, quindi io non so quanto sia competitiva questa moto, quindi non posso dire quanto noi potremmo essere competitivi, perché la nostra moto l'anno prossimo, col discorso della centralina unica nel C, avremo molte penalizzazioni. Abbiamo 2-3 kg di zavorra, abbiamo, adesso non mi ricordo se 300 giri in meno di limitatore, quindi c'è un regolamento che è cambiato parecchio, non è cambiato poco, e noi come tante altre moto dobbiamo vedere come saremo competitivi con la moto che non è più quella dell'anno scorso, perché mettere 3 kg di zavorra sulla moto non è una banalità, e perdere 300 giri non è una banalità, l'abbiamo visto anche in Superbike come è successo quando c'erano tolti solo 250, quindi non sarà semplice. Quindi l'ultima domanda, vai Rick, vai pure. L'ultima domanda, così chiudiamo. Come mai Marco non sei riuscito a convincere Melandri ad andare a fare, non dico la stagione, ma quel test sulla Panigale V4 a Jerez quando Cameron ha potuto girare? Spiegacelo, da gennaio che te lo voglio chiedere, me lo sono sempre dimenticato. Però adesso te la faccio. Ma diciamo che secondo me Melandri ha deciso veramente di smettere, quindi è quello stato solo quello il problema. Nel senso che non, se un pilota non ha più le motivazioni giuste, e lui secondo me non le aveva più, e anche in corso suo se ne è reso conto, magari non dico alla fine dell'anno scorso, ma all'inizio di questo. Quando io l'ho chiamato per quel test a Jerez, lui, ho capito, quando l'ho chiamato senza che me lo dicesse, che non aveva la motivazione per venire. Quindi anche se sarebbe venuto, non sarebbe stato sicuramente una cosa positiva per lui e non sarebbe stato positivo quindi neanche per noi. E infatti quando l'ho chiamato la risposta al telefono, cioè lui, diciamo che non mi ha detto ti serve un pilota, gliel'ho dovuto dire io, no? E allora quando io gliel'ho dovuto dire, ho capito che, cioè, un pilota come sono al telefono mi avrebbe dovuto dire ci vengo, e invece se gliel'ho dovuto chiedere già avevo capito che non c'erano le basi per farlo. Bene, allora. Bene. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito sia su Facebook che su YouTube per le tante domande che ci sono arrivate. Ringrazio Riccardo, ringrazio Marco Barnavò e il team Barney per la disponibilità e la simpatia. Grazie. Marco, noi speriamo di vederci presto in pista, sia nel CIV che nella Superbike, quindi non so, speriamo di riprendere il prima possibile, no? Ma io sono sicuro che noi possiamo riprendere, se non sarà il mese di giugno, ma sarà il mese di luglio, e quindi sono sicuro e ottimista che anche noi con le giuste precauzioni possiamo lavorare come lavorano tante altre persone che forse sono anche più a rischio di noi, quindi non vedo il perché non lo possiamo fare. Perfetto, allora grazie a tutti e alla prossima diretta, ciao. Grazie a voi, mille, ciao, buona serata a tutti. Ciao Marco, grazie. Ciao.